In questa sera in penombra passa accanto a me. Cerco cose nascoste ai dotti e ai sapienti anche a me. Un venticello leggero possa soffiare su noi e sussurrarci ancora che ci sei. Benedici, benedici, benedici anche me. Benedici. Noi non dobbiamo trovare un senso alla vita, ma il gusto della vita. Perché la vita va avanti anche senza un senso chiaro e definito. In carcere c'è chi annaffia una piantina che suo figlio gli ha portato. Aspettiamo sempre risposte. Forse è l'ora di abitare le domande. Ci sono domande più sottili ed esistenziali dei grandi valori. Per esempio, vedere gli uccelli che cantano davanti al tuo albero di casa, sapere quanti sono e chi sono, da dove arrivano e verso dove ripartono. Guarda dentro la vita, discende da giorni che bruciano nudi, nutre senza paura questa muta distesa di sogni, apre prigioni alle luci e ai misteri, racchiusi dentro i tuoi scrigni, il vento accorda ogni ora per sopportarne l'ombra. Guarda dentro, ancora più dentro, finché avrai gli occhi di Dio. Prendi il largo, è il grande atto d'amore che Dio ti chiede. Prendi il largo e apriti. Grida, invece di seppellire vivi i tuoi gemiti. Prendi il largo, mentre lentamente il mare solleva le onde. Non aver paura di ciò che cambia e di ascoltare ciò di cui il vento parla. Dopo che Giovanni fu arrestato, Gesù andò nella Galilea proclamando il Vangelo di Dio e diceva: «Il tempo è compiuto, il regno di Dio è vicino, convertitevi e credete nel Vangelo». Passando lungo il mare di Galilea, vide Simone e Andrea, fratello di Simone, mentre gettavano le reti in mare. Erano infatti pescatori. Gesù disse loro: «Venite dietro a me, vi farò diventare pescatori di uomini». E subito lasciarono le reti e lo seguirono. Andando un poco oltre, vide Giacomo, figlio di Zebedeo, e Giovanni, suo fratello, mentre anch'essi nella barca riparavano le reti, e subito li chiamò, ed essi lasciarono il loro padre Zebedeo nella barca con i garzoni e andarono dietro a lui. Dio dice a Giona: alzati, vai a Ninive, la grande città, annuncia loro quanto ti dico. Ancora 40 giorni e Ninive sarà distrutta. Ci ha travolto quest'onda collettiva, come annuncia Giona. Noi in genere assecondiamo quest'onda, perché in natura il bisogno di ripetere sempre lo stesso atto e gli stessi gesti. Questa pigrizia ci porta però a non pensare col nostro pensiero, a essere dipendenti dalla massa. Ma se vogliamo vivere la vita, dobbiamo staccarci da queste tendenze della massa e pensare a quella parte di noi che non possiamo rinnegare. Spesso i gruppi a cui apparteniamo ci condizionano, sembrano dirci: accetta il nostro ordine, il nostro rito, ti darà sicurezza. Ma ogni tanto nascono in noi delle tendenze anarchiche. Il nostro io non vuole essere divorato dal diluvio e dall'appiattimento. Essere pescatori di uomini vuol dire emergere per aiutare altri ad emergere da quest'onda di soffocamento
che ci minaccia tutti. Al tempo di Gesù, l'ebreo diceva: sono figlio di Abramo, che vuol dire di un uomo che è andato verso se stesso, di un uomo libero. Gesù non ha né una tana né un nido per adagiarsi. L'adagiarci ha svuotato il cristianesimo di vita, lo ha reso una serie di riti. Giovanni Battista è solo una freccia che indica una direzione, è una voce che chiede di fare silenzio per ascoltare un'altra voce, un invito a guardarsi dentro. Con la sua austera coerenza, con il suo distacco da ogni ambizione personale, sembra quasi sbattere in faccia a tutti noi questa domanda: chi sei? Gesù ha voluto discepoli che dicessero a tutti che Dio è venuto per tutti, poveri, prigionieri, vedove, lontani, andare oltre ogni nazione, ogni razza, ogni religione. La Chiesa deve andare là dove si gioca il destino dell'uomo provato. Ci vorrebbero ancora di più uomini e donne che hanno fatto scelte liberanti, che onorano l'umanità. Giona sarà salvato dai marinai e dalla balena. Spesso è proprio gli altri che incontriamo, spesso è qualcosa di inaspettato che ci può salvare. Io non dormo e il mio cuore è veglia, lo dicono gli amanti per proteggersi fra loro, come sentinelle e custodi che si danno il turno per non tradire il sogno. Io non dormo e il mio cuore è veglia, lo dicono coloro che stirano inquieti e avvolti fra le lenzuola della malattia o della vecchiaia. Io non dormo. Un nuovo anno per capire che la vita umana non deve diventare né grande né importante. Deve semplicemente potersi esprimere, poter essere armoniosa. Un nuovo anno per cercare quello che è meglio, non quello che è grande, quello che è valido per adesso, quello che ci fa vivere in questo momento, quel piccolo compito a noi affidato. Un nuovo anno per capire che non abbiamo spiegazioni, non abbiamo soluzioni pronte per i problemi che ci circondano, ma che i nostri gesti, i nostri pensieri, i nostri sguardi possono rendere questo mondo più vivibile, più umano, più amabile. Noi creiamo sempre degli spazi chiusi, e in questi spazi chiusi avviene sempre la degradazione delle energie. Noi diventiamo prigionieri spesso di realtà imperfette, innalziamo idoli, mentre non dovremo mai dare nomi eterni a chi non lo è. L'amore ha il grande potere di rilanciare il movimento della vita. I ciechi rivedono, i sordi riascoltano. Credo che non si scopra la nostra identità se non nella misura in cui ci si impegna verso una cosa più grande di noi. Ed è lì che avviene l'impossibile. E allora possa la via crescere con voi, il vento essere alle vostre spalle, il sole scaldare il vostro viso, e possa Dio tenervi nel palmo della sua mano. Prendetevi tempo per amare, perché questo è il privilegio che Dio vi dà. Prendetevi tempo per essere amabili, perché questo è il cammino della gioia. Prendetevi tempo per ridere, perché il sorriso è la musica dell'anima. Prendetevi tempo per amare Dio, amare la vita e amarci fra di noi con molta, molta tenerezza, perché la vita è troppo corta per essere egoisti.
Pace a tutti voi, affaticati e oppressi, col cuore che non sogna perché nessuno veglia più. Parole nascoste sotto folti rami, promesse davanti a troppe, troppe porte chiuse. Pace a tutti voi dispersi tra le folle, quei pensieri che ti scusano, ti umiliano sempre più. Sguardi chiusi e danze servili, vivi i ritmi di altri e cadi ancor più giù. Torci la tua paglia di grano in corda, torci la tua paglia di grano in corda. La speranza è ancora viva e danza alla tua porta. Pace a tutti voi mendicanti di parole, con le mani chiuse, stanche di pretese, alle notti senza luce, ai giorni senza amore, spenti ligni all'alba e sogni alla sera. Pace a te che resisti anche senza speranza, che curi come fiori i giorni poveri di pane, ai tuoi dolori di lacrime buone, quando chiedi alla tua vita di esserti vicina.